Ciao ragazzi, io sono Emanuele, bentornati su questo mio canale dedicato alla fotografia e al videomaking. Oggi parliamo di sensori APS-C, quelli inferiori ai sensori full frame, i sensori a pieno formato che misurano 24x36 mm, le dimensioni della classica pellicola 35 mm. Ma quindi i sensori full frame sono sempre in ogni caso da preferire ai sensori APS-C? Non è detto. Per esempio, chi si occupa di caccia fotografica opta spesso e volentieri per i sensori APS-C. Tenendo infatti conto del fattore di moltiplicazione, che su Canon è di 1,6 e su Nikon di 1,5, su un sensore APS-C un obiettivo Nikon di 400 mm equivale a un 600 mm. Naturalmente non è che un 400 mm utilizzato su un sensore APS-C diventa magicamente un 600 mm. Cambia l'angolo di campo registrato dal sensore, che per l'appunto su un sensore APS-C è più stretto rispetto a un full frame. Va da sé che se abbiamo un vantaggio sul lato del teleobiettivo, abbiamo uno svantaggio invece sul lato grandangolare, perché un 24 mm, che per esempio su full frame adatto a scatti grandangolari, ecco che su APS-C diventa un 36 mm. Il fattore di moltiplicazione, ricordiamo, che influisce anche sul tempo di sicurezza che ci tiene al riparo dal micromosso. Infatti, prendendo ad esempio la lente della quale parlavamo prima, ovvero un 400 mm, se lo utilizziamo su un full frame, il tempo di sicurezza per evitare di avere del micromosso deve essere almeno equivalente alla lunghezza focale che stiamo utilizzando, per cui almeno un quattrocentesimo di secondo. Ma se invece utilizziamo questo 400 mm su un sensore APS-C, qual è il tempo di sicurezza minimo per non avere del micromosso? Esatto, almeno un seicentesimo di secondo, tenendo appunto conto del fattore di moltiplicazione del quale ho parlato prima, come per ogni cosa, vantaggi e svantaggi. E per quanto riguarda invece obiettivi full frame utilizzati su APS-C e viceversa? Beh, un obiettivo nato per full frame può essere utilizzato senza problemi su un sensore APS-C della stessa casa produttrice. Ugualmente, gli obiettivi nati per sensori APS-C possono essere utilizzati su sensori full frame della stessa casa di produzione, ma in questo caso la fotocamera utilizzerà solamente la parte centrale del sensore, l'area equivalente al formato APS-C. Questo perché il cerchio di copertura degli obiettivi APS-C non copre tutta l'area del sensore a pieno formato, per cui se venisse utilizzato tutto il sensore si andrebbe a creare un cerchio oscuro. E parlando di sensori, permettetemi di sfatare un mito, ovvero il famoso mito dei megapixel. Al giorno d'oggi vediamo pubblicità di fotocamere sempre più piccole con sensori con sempre più megapixel. Che ne so, una fotocamera compatta così con un sensore da 14 milioni di megapixel. Ok, ma pensateci un attimo. I 14 milioni di megapixel di una fotocamera compatta sono estremamente piccoli rispetto ai 14 milioni di megapixel ipotetici presenti su un sensore full frame. I pixel più grandi sono più sensibili e garantiscono per questo un segnale migliore. Pixel più piccoli invece, stipati in un sensore anch'esso più piccolo, producono molto rumore. Aumentando il numero di pixel, ma riducendone le dimensioni, si rischia di perdere in rumore tutto ciò che si guadagna in risoluzione. Per cui occhio ragazzi, non facciamoci ingannare. Bene ragazzi, questo è stato un rapidissimo excursus sui sensori APS-C e full frame, spero sia stato interessante. E se avete dubbi o domande, scrivetemele qui sotto con un commento. Ragazzi, io vi ringrazio come sempre della visione, delle iscrizioni, di tutti i commenti che mi lasciate e vi do appuntamento ai prossimi video, alle prossime pillole di fotografia. Ciao a tutti!